fuori casa sei, che non sbaglia mai. C'è chi attacca senza schemi, chi difendersi non può. Troppe reti fuori gioco, d'arbitro non fischia più. Ci vorresti tu, vero goleador, che non sbaglia mai. Campione segna per noi, tira e facci un gol. Campione segna per noi, tira e facci un gol. Non si vince, non si... Ancora una volta a commentare una vittoria della Grecia, ancora Bomber Drogheo, Mister Marco e il grandissimo Cipolla con noi oggi per queste interviste dopo una partita tiratissima vinta ai supplementari contro l'Inghilterra. Mister, oggi la tua squadra ti ha ripagato di tanti sforzi, eh? Sì, è stata una partita sofferta tantissimo. Sul 2-0 abbiamo preso due gol per sbagli nostri. Comunque è stata una grandissima partita, soprattutto il capocannoniere Togheo. Luca, che vola a 14 reti oggi, con i 4 segnati oggi, è capocannoniere da solo. Facciamogli i complimenti e festeggiamo quello che ci dice lui allora, Luca. Ma che dire, come ho già detto prima penso al bene della squadra. Puntiamo a vincere questo torneo perché non ce ne nascondiamo più ormai, siamo in semifinale, siamo andati bene fino adesso, puntiamo a continuare questa striscia positiva e che dire, poi il capocannoniere è un altro obiettivo ma è secondario. Beh, se è a 14 gli altri sono molto lontano, c'è Mandarelli a 12, Mandarelli è uscito dal torneo, quindi hai tutte le carte in regola per vincere a sto punto. Certo, se Mandarelli usciva un po' prima forse le cose sarebbero andate un po' meglio, però comunque ormai abbiamo questo vantaggio, cerchiamo di consolidarlo. Hai ancora altre due partite per consolidarlo, certo, quindi questa Grecia che si gioca mercoledì la semifinale, comunque vada, la rivedremo venerdì almeno per una delle due finali, certo, sicuro. Speriamo per la finale più importante, cioè quella del primo e del secondo posto. E lasciamo l'ultimo commento allora al vostro accompagnatore che sicuramente avrà i suoi ringraziamenti da fare. Sì, partita tirata, ma alla fine sono uscite le qualità della squadra. Al mister Marco che diciamo? Mister confermatissimo anche per l'anno prossimo sicuramente. Quindi ottimo indipendentemente lavoro, dal risultato finale il mister è riconfermato. Sì, assolutamente. Ok, mister, noi ci salutiamo sempre allo stesso modo, il Frosinone oramai è salvo. Speriamo di vincere questo torneo. Forza Grecia, forza! Arrivato a questo punto solo forza Grecia. E forza Frosinone! No, Frosinone ormai è salvo. Frosinone è finito, ci vediamo l'anno prossimo. Va bene allora. Noi andiamo a vincere questo torneo, ormai ci siamo, siamo a un passo dalla finale. Vediamo come finisce l'altra semifinale, così scopriamo con chi giocare. Quando giocare col Portogallo? È buona speranza di tutti non incontrare il Giappone, vediamo che succede. Tanto abbiamo il nostro capocannoniere e ancora ci dà fiducia. Un altro 5 gol a quota 19. Al 5 gol hai vinto il mondiale, mister. Va bene, mister, ci vediamo alla prossima. A lunedì. A lunedì. Ciao. Siamo con Stefano Fumagalli dopo questa bella vittoria con il tuo gol del 4-3 che vi porta in semifinale. Massimo Fontana, che ha scritto questa squadra, sarà contento, oggi avete dato prova di forza. Sì, abbiamo soprattutto giocato contro una grande squadra, secondo me, perché la Slovenia è un'ottima squadra, quindi vale doppio. Noi eravamo partiti per divertirci, adesso siamo in semifinale, quasi sicuramente penso che prenderemo la Danimarca, quindi sarà una battaglia anche perché c'è poco recupero. Quindi. Vabbè, certo, si gioca mercoledì, forse tra la vincente della partita che stiamo per vedere, dopo vedremo come andrà a finire. Sì, la Danimarca parte favorita, ma sta Spagna ha vinto tutte le partite. Eh sì, quindi arrivati a questo punto tutte le partite, essendo partite secche, sono delle incognite. Quindi noi siamo in semifinale, ci giocheremo tutto quanto le nostre chance per arrivare in finale fino a fondo. Una dedica per questa vittoria? Alla squadra, a tutti noi della squadra. Ok, grazie, allora è alla semifinale con Stefano del Sudafrica. Grazie. Siamo con un Alessandro Santopadre contento di questa vittoria, con il piccolo Fumagalli in braccio, eh? Con la tigre, dici come ti chiami? Simone! Grande! La tigre! Alessà, oggi una bella partita, anche per te un gol, durante la partita l'avevo assegnato a qualcun altro, poi mi sono corretto. Hai fatto bene perché sei importantissimo, non segno da 3 anni, a calcetto valgono lo stesso. Quindi questa vittoria del Sudafrica vi porta in semifinale, aspettiamo l'altra semifinalista. Noi è giusto che noi siamo la squadra organizzatrice e è giusto che la portiamo in finale. Beh, certo. Ci proviamo, la finale pure al terzo e quarto posto sembra la finale, ci sta? Sì, certo, comunque due partite te le sei assicurate, allora, ci vediamo sia mercoledì che venerdì qua. Abbiamo solo tutti i soldi che abbiamo pagato. Allora,
Fammi una dedica per questa vittoria, dai. A Massimo Fontana, che è il presidente. Che oggi non l'avete fatto scendere in campo. No, sta a far bene all'allenatore. Vabbè. Sì, grazie. No, lo porti. È in papai. Alessio. Siamo con il direttore Pirozzi dopo questa partita in cui poteva centrare l'obiettivo della semifinale, invece esce sconfitto dal Sudafrica di Fumagalli e Santo Padre. È stata una buona partita di tutte e due le squadre. La cosa più importante è che erano più forti loro. Sono stati più forti loro, quindi complimenti al Sudafrica. E speriamo che la finale la vince il Portogallo. Sono mondiale. Ormai ti metti a fare il tifo per i amici del Portogallo. Adesso Portogallo. Ti stai vedendo l'altra semifinale, avresti affrontato una delle due, faccio un pronostico volante, chi passa? Spero la Spagna. Mister era caldo dopo dentro il campo dopo questa vittoria. Avevamo detto alla prima partita che speravamo di arrivare in semifinale. Ci siamo arrivati e adesso ce la giochiamo. Ve la giocate contro il Sudafrica mercoledì in uno scontro che si preannuncia bello carico, eh? Speriamo che vada bene a noi, insomma. Loro sono forti, ma speriamo che vada bene a noi. Un complimento ai tuoi ragazzi? Sono fortissimi. Okay, Nazareno Costantini di questa Spagna che ci saluta con tanto onore dopo un torneo che hanno onorato fino alla fine, anche oggi. Una bella partita, però gli avversari erano più forti. Nettamente superiori, niente da dire. E ci salutate così, ci vediamo l'anno prossimo con questa Spagna? Sicuramente. Un saluto per il presidente, me lo fai oggi? Certo, il presidente è stato con noi anche oggi. Ok. Un saluto a Luca Tagliaferri. Ok, grazie, ciao, grazie. Marco Sordi, il capitano di questo Portogallo che ha battuto il favoritissimo Giappone di Rete del 7. Quali sono state le tue impressioni dopo la partita di oggi? È stata una grande gara da parte di tutte e due le squadre. Due squadre organizzate, due squadre di calcettari che sanno giocare bene il calcio a 5, è stata una partita molto equilibrata, per noi è stata una partita tutta in salita, perché siamo partiti in svantaggio di 2-0 nei primi 10 minuti, ma poi la squadra si è unita e abbiamo saputo ribaltare il risultato. Il primo tempo l'avete chiuso in vantaggio dopo che eravate sotto il 2-0, poi Cavese te ne ha fatto... Poi abbiamo adottato una buona difesa, però purtroppo sono una squadra temibile, hanno tirato molte volte in porta e sono riusciti a passare sul 3-3. Hai fatto un paio di parate decisive? Fa parte del gioco, stiamo lì per parare. E il pallonetto di Alessio vi porta in semifinale? Una magia di Fortini negli ultimi minuti ci regala la vittoria finale. Una dedica per questa partita? Al Mister Cim. Mister Cim. Vincere il mondiale, dire che è normale, giochi nel Brasile, adesso si può fare. Maglia tricolore, comincia a giocare, diventi un campione, adesso si può fare. Vincere il mondiale, dire che è normale, giochi nel Brasile, adesso si può fare. Maglia tricolore, comincia a giocare, diventi un campione, adesso si può fare.